Torniamo alla mostra di Manuela Carrano per questi straordinari disegni, queste piante affascinanti, ma oggi è stato un giorno di letture. Siamo con Francesca Pini, che è stata una delle colonne, delle tre colonne della giornata di oggi. Sì, in effetti siamo tre e tutte e tre abbiamo affrontato questo tema della scimmia in modo assolutamente originale. Anch'io, ascoltando gli altri due racconti, dicevo, dico, ma come sono scaturiti questi? Effettivamente anch'io mi sono domandata come ho pescato determinate idee attorno a questa vicenda della scimmia. Un po' mi ha anche ricordato una fiaba che mia mamma si era inventata per tenermi buona quando così non riuscivo a obbedirle oppure faticavo ad addormentarmi. Quindi mi ha riportato anche a un pezzo dell'infanzia, a questa fiaba inventata di questa scimmia che combinava veramente di tutti i colori e quindi ecco, forse anche stimolata da questo ricordo, poi così mi sono venuto in mente, per esempio, mi è venuto in mente il teatro delle scimmie che c'è nel sud-est asiatico, dove veramente queste scimmie vengono utilizzate per fare degli spettacolini con strumenti musicali, con delle danze. Insomma, è stato veramente un miscuglio di diversi input che sono poi confluiti in questa. Racconto anche un po', ovviamente, di carattere ottocentesco, con dei ritmi ottocenteschi, quasi alla Landolfi, ma perché appunto era giusto forse farlo così perché era Degas e quindi c'era questa impronta di questa ballerina di Degas che Manuela Carrano ha trasformato invece in una scimmietta ballerina di Degas.